Bentornati qui con questo nuovo episodio di Battaglia Notive di Hitman 2. Ah, però è proprio una truffatrice questa. Ladra e truffatrice. Il perito. Ecco perché si chiama il perito, guarda qua. È bravo, l'hai sgamata, è bello. L'hai davvero sgamata. Grazie, grazie, grazie. Sicuramente la facciamo fuori. Ma provvisco a girare sempre in stealth, tanto mi sa che non ci riuscirò in questo episodio. Ho dovuto cambiare qualche travestimento, qualche uniforme, perché mi avevano sgamato, sono dovuto scappare e... Beh, basta, lo vedrete in seguito. E ora prepariamoci un po' qualcosa per infiltrare. Infatti questo qua è difficile da trovare. Dato che ho perso tanto di quel tempo a scappare, che le guardie sono rientrate. Ah, perché Grimaldi lo avevo nascosto. Ho infilato Grimaldello, mi sono pigliato una pistolina. Sì, ma quale? Bene, andiamo per di qua, il porto? Sì, il porto, vabbè, comunque. Cambiamo pure l'abito. Sì, abito Requiem, grazie Requiem. Requiem? Requiem, sì, abito Requiem. Sicuramente che lo facciamo. Giochiamo. Però, bersaglio elusivo. Mamma mia, quelle campane. Della chiesa, campane della chiesa. Miranda Jameson has been sighted on the island, but her exact whereabouts are unknown. We do know she's not carrying her notebook around with her, so look out for both. Happy hunting. E ora controlliamo un po' questa zona. Tanto già la so, l'avevo finita in... Peccato che come se non avessi sbloccato nessuna zona scoperta. Vediamo che cos'è quello. Ah, proviamo ad attirare qualcuno? Sì, sicuro. Vediamo qui. Dai, faccio il pazzo, faccio il pazzo. Vedi che mi sgamano. Sì, come sgamano. No, così no. Dai, un po' più vicino. Bene, camminam. Brava, hai visto la legna? Sì, un bel legnazzo. Che ci faccio con quella pala? Con quel remo della barca. E però mi mancano le silver baller, quelle cromate. Sai perché hanno cambiato il nome di putto in bianco alle pistole cromate, le silver baller? Madonna, ce lo pigliamo come sempre. Sicuramente. Mamma mia, sto coso, sto telecomando mi sta proprio facendo capricci, mi sta facendo capricci il telecomando. Vediamo, dove trasim, per di qua. Sì, per di qua. Prima c'è questa moneta, andiamo qua a Dind, tanto non so, vedono nemmeno. Ci vediamo dopo il travestimento, eh.
Caso mai, se non riesco a fare una cosa, dovrò scappare, tanto non è che riuscirò a fare tutto in stealth, eh. Scusa bella, stavi tra i piedi. Grazie per la moneta. Meglio che nascondiamo il corpo. Questa bellezza deve andare a dormire da qualche parte. Perché è progettato a difficoltà, non è quella difficoltà nuova, dove ha cambiato il nome, ma peccato. Professionista mi sa questo, sicuro, normale professionista, e poi c'è sta esperto. Voglio quel tipo. Aia. Sì, certo. Voglio un po' la tua uniforme, sono qua. Non si sa mai, è bello. Ehi. Ma non si è fatto vedere questo. Dai. Dai, vieni a qui, vieni a qui, vieni. Cammina, cammina. Entra che dintro. Dai, apriamoci sto tubo, eh. Sta entrando? Non credo. Forse sì. Dai, ma perché te chiude sempre sta porticina, eh? Vediamo tubo. Dai, ma sta sempre a guardare in terra. Oh, come sei fortunato, vero? Per poco, sei fortunato per poco. Alla faccia, dai, dai, dai. Dai. A bocca al lamo, bello. A bocca al lamo. Sì, ok, abbiamo capito. Meglio fare un approccio diretto, così. Non abbiamo perso tempo. Allora, avvertiamoci prima. Che già c'è sta un... una donzella là dentro. Ottimo. Quando è uno te l'ha già messo fuori, eh? Vabbè, apriamo il portellone. La porta segreta che porta alla chiesa. Perché lei qua non ha già pigliato la chiave. Ok, ma questi tipi come faccio a illuderli? Hello, sir. Certo, aspetta, aspetta, perché mi serve un po' di monete per attirarli qua. Sperando di non fare una cazzata. Dai, dai. Ma non trovo nulla qua. Infatti sta là sopra. E come faccio? C'è la chiave giù. Prima la chiave inglese. Perché mi serve come un manganello. Un bel manganello. Dato bello forte in testa. Stordisce per un po'. Sto andando in giro intorno come un criceto. E dai, quando ce l'ho, vabbè. Tanto una fatica sprecata, sono stato sgamato, ho fatto qualche taglio. Era inutile. Andiamo. Stiamo cercando la chiave, l'abbiamo trovata. Ci abbiamo messo troppo tempo, troppo, fin troppo.
In questo caso io ho qualche monetina. Dai, dai. Che dite? E dai, fatti avanti, bella. Fatti avanti, bella. C'è una moneta qua, forza. Ehi, ne devo mettere un'altra fuori? Dai. Ah, sta vedendo il suo collega. Sta venendo su collega suoi. Il collega, vieni qua, bello. Dai, bravo, da bravo. No, se ne sta andando quel cretino. Facciamolo. Bravo, bravo. Vieni avanti. Bravo. Vieni avanti. Sì, bravo, aspettiamo. Chiudiamo questo porticino. Bene. Piedi in tralcio. Questo lasciamolo qua. Sì, lasciamolo qua questo. Oppure non andiamo qua tanto. Non voglio rischiare. Dai, non capite che non voglio rischiare, eh. Ormai sono stato sgamato con un travestimento. Ha fatto una bella gaffa. Dai, 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 bella, tranquilla, tranquilla, non ti succede niente, ma devi dormire un po', sai, con me. Una cosa tira l'altra, un abbraccio bello soporifero. Sì, scusa, vedi che sto zitto. Dormi, dormi, mi serve quel tipo, mi serve quel tipo. Quel tipo, dovevo farlo prima, questa. Aia. Bene. Dai, gentaglia, che ne dite di venire qua? Vi pigli pure un'altra chiave inglese. Un'altra chiave inglese. Ok. Sì, ma prima chiudiamo sta porta. Don't do this. Scusa, ma stai zitto. Avevi la chiave, me l'avete nascondo qua, non mi interessa. Una chiave, dove, dove? Eccola qua. Ecco, bingo, l'abbiamo trovata. Meglio così. Abbiamo trovato la chiave e mo andiamo per sopra. Che ci avevo perso almeno 15-20 minuti a cercare questa chiave. Per tutto il trambusto che avevo combinato prima. Finalmente, ecco qui, siamo di nuovo qua. Ebbene sì, siamo riusciti ad entrare qui, nonostante il bordello di prima. Tanto non avrò mica tutte stelle intere, ben 5 stelle non, ce le, non le avrò. Forse massimo 3 da come... Oggi mi sono approcciato alla missione prima con quei tagli. Sì, bravo. Ok, è successo qualcosa. Evitate di farvi sgamare ogni volta, eh. Evitate. Ci saranno sempre testimoni scomodi. Potrei mettere qualcosa di molto più vantaggioso. Sì, infatti con questa difficoltà ci sono poche telecamere in giro. Non c'è pistola. Poi vediamo se c'è qualcun altro. Ah, eccolo qui. Una cosa voglio farla. La moneta, vediamo se riusciamo a tirarla con la moneta. La pistola forse? Sì. Ehi, non ho detto di infilarla nel taschino, eh. Lascia cadere in terra.
qui. Sì, se assente questo. Chi è l'altro? Dai, chi è l'altro che sta a venire? Bene, l'abbiamo beccata al primo tentativo. Se guarda la pistola è meglio. Dai. Dai, bello. Per avere la pistola. Ma guarda di là. That's just terrible. Marò. Ma non ha visto la pistola? No, ha visto che non la vir. E dai, non farmi perdere tempo. Che cacchio. Hai voglia. Becca di questa, vabbè. Devo soffocare un poco. Chiatta chiatta, sta già mandando a dormire. Con una bella legna. Cosa? Freaky. E dai, qui di sportaccia. Bene. Ottimo. Beh, faccio solo bersagli, anche quando sono stato sgamato non ho ucciso nessuno. Ho provato a scappare e trovare un altro travestimento. C'è qualcun altro qui? Ah, quel tipo? Mi ha disattivato pure il sistema di sicurezza. Ma sì, bello, sì, tranquillo, tranquillo. Non c'è niente. Quindi che ne dice di dormire un po'? Una botta te va? Bene. Nascondiamo il corpo. Eccola lì che si trovava. E tutto sto bordello per pigliare un oggetto infiltrato? Sarebbe durato 41 minuti, ho fatto un po' di tagli. Bene. E ora sgomberiamo anche quella zona. Ok, le monete mi servono, sicuro che mi servono le monete. Però che c'è? Ecco, quello è proprio pignolo, eh. Ed ecco qui. Dai gente, state là? No, non ci stanno, no, già stanno. Ma quello più ostico da illudere, è meglio che trovo un modo per stordirlo. E quei testimoni sono troppo scomodi, ragazzi. Mamma mia, quanta gente, devo trovare un modo per fare di soppiatto, ma non credete di farlo di soppiatto, Li attiro tutti in un'altra stanza da dove sono entrato. Alla faccia, ce ne sta andata. Oh, cribbio. That is Miranda Jameson, art È price proprio fixer, questa, thief, and responsible for at least va. E three come ci è other voluta suicides. trovarla, proprio nella zona in cui avevo infiltrato l'oggetto. Incredibile. È cascata a pennello, Bene, vediamo se riesco a beccarlo. Quelle ostiche, mamma mia. Ma che diamine? Ho mani da ricordo, prendo sempre sta moneta. Ehi, bello, c'è la moneta là, eh. La moneta, bello. La moneta, vai di là. Guarda, guarda in terra, vieni a vedere, vieni. Bello, la moneta già sta. Ah, finalmente ci sei cascata. Ah, bene. Ottimo. Dai, diamogli una bella botta.
Con una chiave? Sì. Ok. Scusa. Bene, testimone svenuto? No. Mamma, io non ci credo. E se è sgamato una volta mi era bastato. Vedi no. Forse avevano visto il cadavere, roba varia. No, il cadavere non c'era. È solo un corpo svenuto. Ah già, avevano sgamato perché avevo stordito uno. Quel tipo con il civile dell'Ark Society. Diamine, pigliamoci queste monete che ci servono. Ne abbiamo lanciate troppe, fin troppe di monete, eh. Tu. E quella casta che serve. Oh mamma! No, non credo che farò così, eh. Sono indeciso a fare un bel incidente. Strangolarla. E poi strangolarla. Forse. Sì, ho perso la moneta, vieni a cavi. Bella. Femmina. Vieni, c'è una moneta qua, eh. Dai. Non posso farmi vedere così, mentre lancio. Sì. Ci sono ben due o tre monete qui, eh. Chiudiamo questa porta. Meno male, si è chiusa da sola. Sì, vai, dormi un po', va. Andiamo da quella parte. Sì, poi qua dentro lo voglio mettere. Con il nostro amico che sta dormendo. Dai. Le monete me le piglio, se no rimango accorto. Ce ne sta un altro che voglio attirare qui. Vediamo se ha sentito. No, non l'ha sentito. Ha sentito finalmente, dai. No, si è chiusa la porta. Cribbio. Dai, bello. E trasa. Ah, una bella, dai bella. Scusa, vai di là. Vai bella. No, ti ho detto di andare da quella parte a prendere la moneta, invece tu raccogli questa. Ah, che gente. Troppa va di queste monete. Come sei sfortunata. Mettiamola così, è troppo sfortunata. Tu. Io lo metto qua. Vabbè, è come se la guardia del corpo avesse ammazzato la sua protetta. Dai, gente. Ah, ce ne sta solo uno. E quella tipa, se riesco a beccarla? Dai, te voglio mettere qua dentro. Almeno tu devi stare qua dentro e lasciare quella stanza completamente vuota. Adesso non c'è nessuno, voglio evitare di essere sgamato perché i vetri già stanno. I vetri stanno aperti. Dai, forza. Forza bello. Avvicinate. Bravissimo, vai di là. Se la porta non è chiusa. Se la porta non è chiusa, dai. Ah, no, è chiusa. Cribbio. Vai di là, vai. Ancora. Allora, sono pignolo con queste monete. No. Ma che fai, bello? Oh, cribbio. Allora, che stai guardando? Che stai guardando? Ah, ma sta cucca, va. Bravo.
Proprio in questo cassettone. Che bel cassettone nel nascondiglio. Oh mamma mia, quante monete! Ho sprecato troppe monete, ragazzi. Troppe, troppe. Potevo almeno usarne una. Ah, eccolo qua. L'abbiamo trovato proprio dritto qui. O forse potevo pure avvelenare qualcuno. No, tanto quella non mangia, eh. Questo è del perito, eh. Wow. Se riusciamo a fare qualcosina, ma questo quando arriva? Sono uscito per controllare la zona. Dai, gente. Ehi, bella, quando arrivi? Bella, quando arrivi? Sta arrivando? Non credo, forse. Ci vorrà troppo tempo. E io nel frattempo ho già fatto questo buco. Magari calco pure la mano. Infatti è un bersaglio illusivo, ma anche si vede qua la mappa. Cribbio. Ed ecco qua. Scusa bella, ma adesso devi andare a dormire. Aia, scusa. Job done, 47. Head for an exit and I'll wire the money as per E ora, usual. mettiti a dormire qua, tanto sei morta. Bene, e ora andiamoci da qua. Che casino. Cosa c'è la chiave? Pigliamocela comunque, anche se abbiamo depurato un'altra. Ah. Mi sa che me ne andrò o da questa parte. Sì, ma ci sarà qualcuno qua che me sgama? No. Aria scoperta. No, 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 non voglio mica andare di... Oh, no, 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 no. Strada sbagliata, hai ragione, non ce n'ero io. Ma quanto è sospettosa quella guardia, eh. Andiamo per dove siamo venuti, eh. Facciamo la stessa strada. Di qua però, tanto più facile. Devo riprendere le mie vesti, i miei abiti. Dai, dai, scendiamo. Si scivola? No. Scendiamo di qua? No. Di qua sì. Passiamo di qua. E ora andiamocene. Quindi, questa tipa è morta e il proprietario è stato accontentato. Ecco, quel tipo mi aveva sgamato, ho fatto tutto quel macello. Ecco, infatti, per poco non veniva sgamato una volta. Investimento per di qua, grazie. Ecco qui. Azz, nato del Simone è svenuto. Ok, cambiamo su un altro abito. Cribbio. Tanto, meno male che siamo andati da questa parte. Wow. Beh, mi raccomando, se non sei iscritto al mio canale, iscriviti ora. Lascia un bel like all'episodio se ti è piaciuto. Lascia un commento. Condividi con un amico che gioca a Hitman. E ora, da questa parte, torna. Andiamo. Mi sa
stavo perdendo per la via. Quindi bersaglio e elusivi sono tosti, ma non c'è la difficoltà esperto, tipo quella prima difficoltà che era, se non sbaglio veniva chiamata maestro, sì. E con questo vi saluto, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale se ancora non avete fatto, lasciate un bel like e condividi con un amico che gioca Hitman. E alla prossima. Ciao. Ah, peccato che ci ho pregato 3 stelle. Ciao ciao.